Vuoi sapere la differenza? Ma le differenze sono... Ci sono differenze, ogni materiale ha le sue caratteristiche, quindi ci sono delle differenze. Qui sono state fatte molte ricerche, nel senso sono state... siamo orientati alle varie ipotesi, no? Poi abbiamo fatto una scelta, però anche tutte le altre scelte sono comunque valide. Qui avevamo anche ipotizzato di costruire in legno con isolamento in lana, per esempio, no? Ci sono esperienze fatte che siamo andati a visitare, però poi alla fine devi scegliere una direzione, no? Però sono tutti sono sistemi di costruzione che stanno prendendo piede pian pianino, no? Perché ci sono tante esperienze che vengono avanti, ad esempio anche nelle zone terremotate hanno cominciato a costruire, hanno costruito delle case anche in paglia, quindi cioè, sono materiali di cui si sta sperimentando e si stanno facendo molte esperienze. Io credo che il futuro dell'architettura è andare in questa direzione, no? Perché fino ad alcuni anni fa le case erano sempre più tecnologiche, no? Anche oggi ci sono orientamenti che portano l'architettura verso le case molto tecnologiche, dove entri, batto le mani, si accende la luce, parlo e mi risponde, no? Andiamo sempre più, c'è una strada che ti porta verso la casa robotizzata. Io sono più dell'idea che bisogna un po' tornare indietro, no? Cioè, oggi diciamo, ce lo insegna anche la situazione economica attuale, che bisogna un attimino tornare un attimino alle cose più semplici, lasciar stare tutto quello che non serve, no? Perché poi cosa ci serve che la casa sia viva e faccia quello che dovrei fare io, no? Quindi io sono più dell'idea che bisogna andare verso sempre più materiali semplici, naturali e che ci diano questo contatto con la terra, no? Che non sia quello della tecnologia che ci risolve tutti i problemi. Io credo che quello sia un sogno che ormai ci si sta rendendo conto che era solo un sogno e la tecnologia ci risolve tutto. Quindi sono due correnti di pensiero, ci sono ancora le scuole, io intanto mi arrabbio anche, le scuole che ancora insegnano ai ragazzi che bisogna che la casa sia robotizzata, sia domotica, no? Però sono comunque rispettabili scelte, no? che si fanno. Ma l'eco villaggio ha quante unità familiari? Sono 20 nuclei familiari circa, perché poi le case che sono ancora da assegnare possono essere due case da 60 metri o una casa da 120, il modulo più o meno è di 60 metri quadri. 20 nuclei? Sì. Sono praticamente come fossero delle case a schiera che possono essere su due piani o 60 metri per piano, che hanno tutto un ballatoio esterno e anche lì il piano primo diciamo circondato da un ballatoio, quindi le persone possono camminare attorno alle abitazioni. Anche lì sono delle scelte, anche lì di modo di approcciarsi con le persone, no? Uno dice sì, ma ho le persone che mi passano davanti alla finestra, certo, cioè, è anche un modo di relazionarsi alle persone, no? Quello che ho visto io anche proprio tra i pionieri è stato un maturare anche un modo di vita diverso. E il tipo di relazioni che si sono intrecciate, sono cambiate, sono maturate, non c'è più casa mia, chiudo le finestre, cioè tengo aperto, mi metto in terrazzo, ma magari lì mi passano anche gli altri, no? E si fermano a bere un caffè, cioè c'è un modo diverso di condividere. E quello c'è voluto tempo, anche adesso ci sono ancora dibattiti, ancora, perché uno dice, sì, però io, cioè alla fine... Da noi vedi i condomini che hanno il terrazzo bello e lungo, poi ognuno ci ha messo il separare in mezzo, no? Qui il concetto è diverso, cioè devo condividere con le altre persone. Per condividere bisogna conoscersi. Già conoscersi, ma infatti, cioè, per quello della comunità è continuamente viva, no? Non è che uno arriva lì e dice non so neanche io che sono. Quindi c'è tutto. Allora, da un certo punto di vista devi conoscersi, però dall'altra ti devi. Fidare, scusa se mi ricordo, che quello lì è un modo naturale che porterà buoni frutti di vivere di coabitare, perché se aspetti di conoscerti a tal punto di dire questo sì, questo no, non mi passa davanti al balcone, no? Non è più finito, e quando arriva qualcuno di nuovo che lo conosci, perché l'importante è che tutti quelli che aderiscono al nostro progetto poi fanno la scelta di aderire anche al progetto valoriale che c'è dietro, no? Non ci siamo dati il codice etico che
poi abbiamo distillato in 10 punti, ma che sono poi sempre quelli: prossimità, assunzione di responsabilità personale rispetto alle scelte che fai nella vita e sensibilità nei confronti della terra, sono un po' più declinati. Ecco, chi arriva dice di sì a questo progetto e si presenterà alla comunità, che verrà accettata dalla comunità. Però tutte queste scelte di dire mi fido di non mettere barriere, di non recintarmi, no, di lasciare le porte aperte, metaforicamente e fisicamente, è una fiducia che fai un po' stravagante. Esatto, è una filosofia di vita, non fai perché conosci ciascuno, ma perché pensi che quel modo lì alla fine ti porta più frutto, che piuttosto che la domotica, ne parlavamo una volta con Filippo, è molto più efficace il vicino di casa del quale io mi fido, che gli dico: senti, stasera torno tardi, mi vai ad accendere la stufa. Cioè questa cosa qui non c'è nessuna domotica che tratta da mangiare, o tu pensi che quella sia la direzione del vivere comune e del vivere più umano, oppure certe scelte non le fai. Vorrei fare due domande. Una è lì, perché avete scelto di fare una casa che viene dalla classe A e non addirittura essere questo passiva con su questo zero, cioè visto che è un attivo. Sì. Diciamo che l'obiettivo di normativa ce l'ha imposto, diciamo, no? Poi il nostro obiettivo è quello di andare verso quella direzione il più possibile, chiaramente. No? Possibile, però non sapete fino a quel punto. Adesso noi non sappiamo dove arriviamo, okay? Perché i calcoli comunque sono successivi al progetto, quindi ecco. Però l'obiettivo, c'è un discorso economico. Cioè dobbiamo comunque, esatto, fare i conti che dobbiamo risparmiare sui materiali, non dobbiamo, però arrivare almeno alla classe A. Infatti integro un attimo, perché essendo, cioè, lo spirito di questo progetto è essere anche socialmente accessibile, vuol dire, ok, che non vogliamo fare il complesso in via edilizia da 2.500-3.000 euro al metro quadro, perché altrimenti io e lui penso che non ci siamo dentro, no? E ci sarebbero pochi di noi ad entrare, e anche non avrebbe senso, no? Perché il senso è quella di crescita, di andare verso le cose semplici, per cui ottenere il massimo dai materiali, utilizzare il più possibile i materiali che vengono dalla terra. Questo dà anche l'impronta di dire: l'uomo, come tutti gli altri animali, sarebbe carino che facesse delle tane che quando lui se ne va non restano come delle cattedrali nel deserto, ma ritornano alla terra. Questa potrebbe essere una cosa. Per questo parte anche la costruzione. Sì. A un certo punto sarebbe possibile usare anche la casa passiva con un posto. Certo. Sì. È difficile. Noi stiamo puntando tanto basso, però. Sì, puntando tanto basso. Che può essere un punto di vista personale, però mi chiedo se gli spazi di privacy, pensati o no? Gli spazi di privacy. No, ma l'abitazione, l'abitazione di per sé è completa. Sì, ma tipo all'aperto, per esempio. Ah, i giardini, le aree verdi. Le aree verdi sono comuni. Per questo visto che la facciata sud è privata. O il ballatoio dove comunque passano i vicini di casa. Va bene, non è che c'è la casa. Eccolo qua. Dopodiché il progetto sarà destinato solo a una
sistema abitativo o ci sarà anche una specie di autosostentamento, ma riprodurre qualcosa che ha la possibilità anche di sì. migliorare nel corso del tempo? Allora, per adesso no, però per il futuro non lo so e spero di sì. Ok, questa è veramente la risposta più sintetica. Per adesso no. Allora, qui intanto arriviamo subito, no, facciamo un passo per volta. Qui non siamo un ecovillaggio con estensioni da 40-80 ettari stile Toscana, dove ci sono delle esperienze bellissime, dove riescono veramente a raggiungere il ciclo chiuso e molte persone lavorano dentro l'ecovillaggio e si autosostentano con questo, per carità, con un tenore di vita che non è quello che hai fuori, ok? Ovvio, però tanto fratello. Noi qua abbiamo un ettaro di terreno e neanche un ettaro di orti, tra l'altro prestati. Diciamo che però se già inizi a pensare che la maggior parte della frutta e della verdura te la autoproduci, per cui per chi è vegetariano ha quasi risolto il discorso dell'alimentazione. Fotovoltaico ti dà una bella integrazione sulla corrente elettrica, il solare termico, il riscaldamento centralizzato a legna ti danno il fabbisogno completo di acqua calda sanitaria quasi a costo zero, di riscaldamento non è quasi bisogno, voglio dire il conto alla fine del mese si abbassa notevolmente, insomma, no? Per cui anche lì è possibile che delle persone possano fare delle scelte di decrescita, cioè dire cavolo, guarda, sono abbassate così tanto queste spese da una parte, dall'altra qui sto benissimo, sai che c'è? Che invece di straguadagnare quello che è o di mantenere lo stesso tenore di vita di prima, magari riduco, cambio lavoro, che è una riduzione dell'orario, faccio altre scelte perché questo è il luogo dove voglio stare e mi posso permettere. Ma queste sono tutte ipotesi, no? Ci sono già alcuni di noi che hanno fatto delle scelte di decrescita da questo punto di vista, cioè due pionieri che hanno richiesto una riduzione dell'orario di lavoro perché potevano farlo e perché hanno anche un po' tirato, no? Per dire io voglio seguire di più questo progetto, per cui di sicuro vai a stare qui perché puoi starci più tempo possibile, non per fare fondamentalmente il pendolare. Ecco, poi però su quello che sarà nel futuro non lo so, il meglio possibile. Io ho un paio di domande, una tecnica o no. È un cenno di approfondimento sulla filtro-depurazione, uno. E la seconda domanda è, per chi ha bimbi, visto anche la scomodità dei centri, se è stato mai pensato a un discorso di scuola familiare? Sulla filtro-depurazione è una scelta che dobbiamo comunque pensare che qui siamo in una zona dove non ci sono reti tecnologiche, quindi avremmo dovuto comunque smaltire le acque nere in dei pozzi perdenti e quindi comunque diciamo è la soluzione che dal punto di vista ambientale è ideale, perché comunque andiamo a creare un bacino dove con l'utilizzo delle piante viene, diciamo, viene in un certo senso depurato, no? Depurati questi scarti, quindi è una scelta soprattutto dal punto di vista ambientale ideale in questo caso, soprattutto qui che non abbiamo fognature, eccetera. Ma partendo dal presupposto di utilizzare detersivi ecologici? Chiaro, poi comunque qui ci sono delle reti tecnologiche tradizionali, quindi ci sono delle vasche con densa grassi, eccetera, quindi e delle vasche non tradizionali. Da qui poi quello che viene mandato a valle invece di buttarlo in fognatura lo mandiamo sul bacino di fitodepurazione, però è chiaro che qui c'è già a monte una scelta di utilizzo, infatti all'interno della comunità si fa anche attualmente, si vanno proprio anche a produrre degli intersivi naturali. Una delle ipotesi iniziali con le acque di risulta la fitodepurazione era quella poi di utilizzarle per l'irrigazione dei campi. Sì. Fortunatamente non abbiamo bisogno di fare questo lavoro perché la zona di Schio è piovosissima, la chiamano il catino di Dio, cioè proprio piove, cioè tipo tiene, non piove, Schio piove, quando vedi che piove quasi proprio entri nel comune di Schio li vedi bagnato per terra. No, piove abbastanza perché non manca l'acqua e anche nell'orto abbiamo la fortuna di avere una fonte, e che cosa che è importantissima perché tutti gli insediamenti umani antichi nascevano solo dove c'era l'acqua, dove non c'era l'acqua non nascevano, e anche sotto il terreno dell'ecovillaggio un rabdomante ha trovato delle vene d'acqua, cosa che di lì a un chilometro e mezzo non ce n'erano.
per cui siamo veramente stati graziati anche da questo punto di vista. Poi vediamo a che profondità saranno, però ecco, l'acqua non è un problema, per cui abbiamo scelto di non riutilizzarla, ma altrimenti l'idea era quella di arrivare a una tale purificazione dell'acqua che la potevi riutilizzare per dare la tua. Per quanto riguarda la scuola famiglia, sì, ci abbiamo già pensato, perché intanto il Tretto è una bella zona dal punto di vista dell'attenzione educativa, perché ci sono due scuole ad indirizzo ambientale. Una è una scuola materna e una è una scuola elementare. Tant'è, l'indirizzo ambientale, per quel poco che ne so, perché prendo molte con le pinze, è comunque un indirizzo didattico che fa fare al bambino delle esperienze molto collegate ai saperi della natura e agli antichi saperi tradizionali, che qui ce n'è, insomma, perché c'è ancora tanta gente che sa come si fa a governare un bosco piuttosto che un campo, piuttosto che a fare piccoli lavori artigianali di tempo, no? Per cui questo qui è l'indirizzo ambientale. Ci sono persone da schio che mandano i figli su, per cui fenomeno inverso, non gente che scende giù, ma gente che sale su, ovvio, arrivi fino alle elementari. Noi abbiamo pensato di integrare questo con un nido sempre in questa direzione. Comunque ci sono alcuni fra i pionieri, una è una professoressa, l'altra è un insegnante di scuola materna, un'altra è specializzata in psicomotricità, che stanno già pensando a fare, a tenere uno spazio nella zona comune con funzione educativa, di sicuro aperto non solo ai nostri figli, ma ai figli di tutti. Poi io in primis ho una bambina e ci sono anche altri che hanno bambini, e per cui insomma questo problema ce lo siamo posti. Ma un prezzo al metro quadro non lo riuscite ad attrarre? Così non so l'idea. No, c'è un prezzo che è l'obiettivo da raggiungere. Sì, ecco, anche quello magari. Così almeno uno sa dove state puntando. Noi stiamo puntando ai 1200. C'è da dire che... terreno compreso. Sì. Questo è il nostro obiettivo. Cioè 1200 comprese le aree comuni? Sì, comprese non tutta la realizzazione delle aree comuni, la proprietà delle aree comuni e una parte, adesso non so quanto abbiamo quotato, però una parte di aree comuni identificate. Poi bisogna, poi speriamo nell'arrivo anche di qualcuno che magari possa investire un po' di più, e ecco. Ma è previsto per esempio uno dei edifici che sia una co-housing, quindi potrebbe essere che qualcuno acquista quella casa per dare in affitto, è concepita con tanti mini alloggi, no? Una stanza con camera, studiolo e bagno, e in comune una cucina. Quindi questo concetto di co-housing è portato all'interno della comunità. Quindi lì, se c'è un imprenditore interessato che acquista un pezzettino di villaggio per diventare una co-housing, questo è fattibile. Anche lì vorremmo tenere affitti sociali socialmente accessibili. Però dal punto di vista dei costi, secondo me è importante dire una cosa: sì che la casa vogliamo che costi meno, no? Secondo me alla fine non è che costi chissà quanto meno, perché comunque anche se usiamo questi materiali, comunque non è che abbattiamo i costi in maniera drastica. Quello che secondo me è un vantaggio è poi nell'utilizzo della casa, perché nel momento in cui i consumi sono ridotti al minimo, è chiaro che il risparmio energetico non ce l'ho immediatamente, ma ce l'ho nel tempo. Sì. Quindi sono considerazioni da fare, non è solo il valore della casa a metro quadro che è un parametro importante, ma è tutto l'insieme. E nel momento in cui io qui per riscaldare tutto l'energia necessaria è minima, è chiaro che lì ho un risparmio enorme, no? Anche se la casa mi fosse costata uguale a un'altra casa. Da Schio quando arrivavamo in vista al Tretto, dal centro di Schio. Cosa saranno? 7 km? È un quarto d'ora di mano. Sì, per la questione dei trasporti avete qualche politica particolare? Beh, noi speriamo, proprio a proposito della due idee, no? Da una parte di sicuro car sharing, ok, per cui questa cosa qui è già, ne stiamo già parlando. Come lo faremo non lo sappiamo, no? Però per ripeto, non lo sappiamo. Il car sharing, cioè la condivisione dei mezzi, cioè dire non è inutile che scendiamo tutti, cioè se possibile vediamo di metterci d'accordo anche con gli orari e cercare di fare meno viaggi possibili. Questa è la prima idea. Dall'altra, noi a progetto finito aumenteremo la popolazione del Tretto di un 5%,
Questo ti dà l'idea che cercheremo anche di far valere questa massa critica e magari farci portare una fermata da Corriere alla Telecom Villaggio. Questa è la seconda cosa. E magari qualche corsa in più, no? Perché adesso tu poi hai pochissime corse, ovviamente. Bisogna anche noi diventare un po' proattivi rispetto all'amministrazione comunale e dire ok, vogliamo fare questa sostenibilità, perché poi il comune è contento che facciamo, so di non c'è danno, no? Ma è contento che andiamo a realizzare un intervento di questo tipo, perché poi, cavolo, sarà un intervento di cui meglio o male si parlerà in tutta Italia, per cui anche come amministrazione, no? Però un conto è parlarne, un conto poi è darci anche gli strumenti per fare quanto più possibile un passo leggero, un vero villaggio costruttivo. Di sicuro una politica diversa sui trasporti pubblici dovrà essere una cosa sulla quale possiamo puntare. C'è anche perché parlano di sicurezza, già parecchie linee ferroviarie e locali la prossima. Qui certo. È la fase. Dipende dove vuoi andare e che cosa è importante. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao.